benvenuti in questa nuovissima intervista di Bookness. È per me veramente un grandissimo piacere avere dall'altra parte Daniela Panetta, autrice del libro Sete di voce, tornata da poche ore da un concerto che ha fatto al Castello Sforzesco di Milano. Daniela, ciao, dici chi sei e di che cosa ti occupi? Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per questa accoglienza. Io mi occupo di voce, come dice il mio libro, per chi ha tanta sete di voce, io sono qua disponibile a dare consigli e a volte anche risoluzioni, per fortuna. Sono una cantante di estrazione prevalentemente jazzistica, anche se non mi piacciono le etichette, perché, come diceva Stravinsky, la musica o è bella o è brutta, per cui mi piace cantare tutto ciò che di bello mi viene proposto, che mi sgorga così dall'anima. Però la mia estrazione è quella. E in parallelo, sempre alla mia attività artistica, c'è quella intensa, sempre più intensa, devo dire, negli anni, anche rispetto a quella artistica, di didattica. Mi occupo di didattica della voce da 30 anni. Quest'anno festeggi 30 anni di insegnamento continuo. E in questi 30 anni ho avuto il piacere, l'occasione di relazionarmi con vari mondi, no? Anche della voce, non solo quello del jazz, ma anche io ho varie specializzazioni in campo vocale, mi sono innamorata della voce a tutto tondo, per cui ho preso dei master in vocologia artistica, piuttosto che sono nella ricerca scientifica, didattica, ho a che fare con medici. Mi interesso proprio della voce, sono un po' una malata della vocalità. E per cui la didattica per me è una scelta importante, è un mondo che mi piace tantissimo. Daniela, sapresti spiegarci veramente in 30 secondi che cosa significa in maniera proprio pratica, didattica della voce? In 30 secondi. Didattica della voce, ti posso dire cosa significa per me, perché i mondi vocali sono tanti e tanti, e tante le modalità di approccio, no? Per me didattica della voce significa entrare in un mondo che fa parte della cura dell'essere umano. Cioè, chi hai davanti lo devi amare profondamente e capire che ogni voce ha una possibilità, non soltanto quella talentuosa. La voce parla di sé, parla di cose molto profonde ed è un'esigenza di comunicazione, per cui a me piace pensare di prendermi cura di quella che è la parte più, è il biglietto da visita di una persona. La nostra voce parla di noi, il modo in cui portiamo anche semplicemente un suono dice tanto di noi. E per molti la voce è una terapia, non solo. Io non mi occupo solo di professionisti, a volte, vista la mia esperienza, mi capita di sentirmi dire: ah, ma lei prende soltanto quelli bravi. No, la sfida è proprio prendere magari persone al proprio fianco e condurle in un percorso per persone che hanno difficoltà e portarle a trovare una loro dimensione. Questa è la sfida più grande. Quindi tu quando incontri una persona e soprattutto ci parli, riesci a ottenere delle informazioni sulla persona stessa ascoltando la sua voce? Sì, attraverso la postura, attraverso il suono, il modo di portare la frase, il modo di portare la voce. Sì, questo è un mondo che mi affascina molto. Bene, Daniela, che ne diresti quindi della mia voce e del mio modo di comunicare con questa bellissima, pessima dizione marchigiana? Beh, sai, la dizione può essere cancellata laddove sia utile ai fini di una messa in scena teatrale, piuttosto che io ritengo che mantenere le proprie origini e il proprio biglietto da visita, il timbro vocale, ma anche l'accento che parla di chi siamo, da dove veniamo, dice tanto di noi subito. E per cui direi che poi ha una voce molto profonda, anche piuttosto impostata, una buona capacità comunicativa, a tratti ammaliante, direi. Dai. Allora, quello che mi è piaciuto nel tuo libro è proprio l'aspetto che tu riesci a rendere questi concetti fruibili. Ok? Per quello ti ho fatto queste domande all'inizio: che cosa intendi didattica per la voce? No? Perché per la gran parte delle persone è un qualcosa di estraneo, cioè imparare come a governare, come utilizzare, in particolar modo nel canto, nel tuo caso, la voce, no? Per essere delle persone migliori, no?
Però fa parte della nostra quotidianità, ma assolutamente, fa parte di tutto ciò che siamo, perché che cosa saremo senza la voce, no? Quindi quello che mi è piaciuto nel tuo libro è proprio il fatto che tu rendi questo tipo di risposte facili, utili e applicabili a ognuno di noi. Quindi un manuale breve, utile e spiega quelle che sono le fondamenta della tecnica vocale. Parlaci ora un attimo di questa tecnica vocale, facci capire un attimo in maniera pratica come potremmo migliorarci. Io sono una pratica proprio, no? Avendo tanta esperienza pratica, perché poi quando insegni hai a che fare col corpo, no? Per cui il corpo deve fare una serie di, li chiamiamo esercizi, ma a me piace dire che in realtà nel canto, io ci tengo proprio a sottolinearlo in una delle puntate, in uno dei capitoli del libro proprio, dobbiamo riscoprire cosa già abbiamo e spesso e volentieri andare a togliere il surplus, qualcosa che ci creiamo perché pensiamo che per cantare bisogna chissà quali capriole e doppi carpiati fare. In realtà il nostro corpo già è predisposto, per cui significa entrare in contatto col proprio corpo, andare ad aggiustare dei vizi che sono posturali, di rilassatezza, ricercare quella respirazione profonda che ci appartiene per poi farla diventare un atletismo, perché poi tutte le professioni, tutte le tecniche, qualsiasi macchina che debba funzionare ha bisogno di degli ingranaggi che vadano insieme, per cui parlare di muscoli, parlare di respirazione, dell'allenamento. Di allenamento, perché il concetto di atletismo è strettamente legato a quello di allenamento. Ogni atleta fa allenamento, anche un cantante. Mi ha colpito questo termine che hai utilizzato, atletismo. Eh sì, è proprio un atletismo, perché noi respiriamo in un certo modo profondo, ma per poter fare delle cose poi nella performance, nel canto, l'atto artistico, ha bisogno di applicare degli atletismi anche respiratori, proprio delle tecniche muscolari, no? Che supportano il suono in un determinato modo, portano un pianissimo, un fortissimo, piuttosto che... Quelli sono proprio atletismi veri nell'accezione completa del termine proprio. Sì, perché leggendo il tuo libro, nel momento in cui tu spieghi queste tecniche dell'utilizzo della voce, tu dimostri che quando uno riesce ad essere efficace da questo punto di vista, il risultato che produce è delle emozioni in chi ascolta diverse. Sì, perché padroneggiare la tecnica, farla propria, significa poi dimenticarsela. E se tu te la dimentichi, il tuo corpo è talmente rilassato che riesce in definitiva ad esprimersi e basta, a tirare fuori quella che è la parte più emotiva, senza dover pensare adesso faccio quello, piuttosto no, non sia mai. Se io dovessi salire su un palco e mettermi a pensare adesso respiro così, poi faccio, cioè, no, non funziona, diventa tecnicismo. Io che sono un insegnante di tecnica non sopporto i cantanti ipertecnici, mi spiego, cioè quelli che dimostrano il tecnicismo. Ecco, questo non è, la tecnica in un grande cantante non si deve sentire, deve arrivare tutto molto facile, molto semplice, molto naturale. A chi è rivolto quindi questo libro? Ai cantanti o a qualsiasi? No, è rivolto sì ai cantanti principalmente, perché, ma è rivolto a tutti coloro che fanno un uso professionale della voce, perché non si parla solo di canto, si parla proprio anche di come gestire, no? Anche dei suggerimenti di igiene vocale, piuttosto che come affrontare la memorizzazione di un testo, per cui va bene sia per i cantanti che per gli attori, per gli speaker, per chi fa un lavoro, fa un uso professionale della voce. Certo, sicuramente il cantante o anche l'insegnante di canto curioso che vuole confrontarsi è un piccolo manuale che può essere utile, secondo me. Allora, da quello che ci hai raccontato, da circa 30 anni, no, che ti occupi... Sì. Quest'anno festeggi 30 anni di insegnamento. È un'esperienza profondissima. Leggiamo la tua biografia e hai 12 esperienze discografiche alle spalle. E alla luce di questa incredibile, di questo incredibile background, che cosa ti ha dato in più il libro? Che cosa è successo dopo che tu hai iniziato a dire al mondo, guardate, io ho scritto un libro su questa materia di cui ne sono esperta. Magari per 30 anni le persone intorno a te sapevano
Certo. Era palese che tu eri esperta perché era questo il tuo lavoro. Sì, ma poi io mi occupo di formazione docenti di canto, per cui Ma il come libro ti ha dato, il perdonami, libro, qualcosa questo in più? sì, ma questo libro mi ha dato. Io ho scritto anche un altro libro in precedenza, molto più analitico di una materia più specifica, no? Per un gruppo più d'élite, diciamo, no? Questo libro in realtà nasce per caso. Io non ho pensato di scrivere questo libro. In realtà ho fatto queste piccole puntate su YouTube in cui nel lockdown, in quello che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno e mezzo, ho dato dei suggerimenti a persone che non potevano in quel momento permettersi la lezione di canto, piuttosto che, e ho raccontato delle cose sulla voce. Poi è nata questa magia, perché a volte si fanno delle cose senza rendersi conto di quanto possiamo essere utili agli altri. E è nata la magia perché questo libro è stato completamente trascritto, queste puntate online dove io parlo, sono state completamente trascritte da un ragazzo che si chiama Andrea Finardi, ci tengo a nominarlo, ieri sera era presente al mio concerto, quando l'ho conosciuto in questo periodo è stata un'emozione. Questo ragazzo che è un ragazzo, con una memoria infallibile. Pur avendo delle grandi difficoltà fisiche, perché è un ragazzo che sta sulla sedia a rotelle, paralizzato, ha comunque delle difficoltà di linguaggio ed è seguito da una insegnante di musica di mia conoscenza che mi ha contattato e mi ha detto: guarda che abbiamo proposto ad Andrea di fare questo lavoro, era rimasto entusiasta, abbiamo fatto delle trascrizioni, io ho preso queste trascrizioni, ci ho rimesso mano, ovviamente perché poi leggere un testo non è come ascoltare una persona che parla, devi cambiare un po' la modalità di scrittura e ho deciso di fare onore a questo lavoro, no? Di questo ragazzo. Tra l'altro, ci tengo a dirlo, se mi permetti, dopo questa esperienza di trascrizione di Andrea sta diventando un lavoro per lui perché ha ricevuto altre proposte di trascrizioni, di altre cose che stanno. Per cui è una cosa meravigliosa questa. Tra l'altro, il ricavato, la parte del ricavato della vendita di sette di voce che sta andando molto bene, devo dire, nonostante l'agosto in mezzo, abbiamo avuto grandissimi riscontri. Andrà devoluta a questa associazione di cui fa parte questo ragazzo, cui io tengo, mi sono molto affezionata. Per cui è un libro magico, magico nel senso che è molto semplice, fruibile, come hai detto giustamente tu, da tutti, perché ho cercato di utilizzare un linguaggio accessibile non solo agli addetti ai lavori, ma anche ai curiosi. E mi ha cambiato l'idea che quando non fai una cosa prestabilita perché devi raggiungere un successo, devi ottenere un risultato, ma nascono delle sinergie magiche, belle, degli incontri poi basati su uno scambio umano, le cose poi vanno sempre in modo molto gioioso e arrivano anche a chi ne usufruisce, arriva un po' questa energia e c'è una certa magia intorno a questo libro, devo dire la verità. Faremo una bella presentazione nell'associazione di questo ragazzo, di cui fa parte il ragazzo, il 18 dicembre, il 18 settembre. Un grande evento in cui presentiamo proprio il libro, poi vi comunicherò i dettagli di questa cosa. Sì, questo è un libro trasversale, no? C'è anche una recensione sul tuo libro che ci avevi inviato all'inizio di un compositore che è Alessandro Cirino, Sì. sostiene che grazie alla lettura di questo libro dei compositori possono capire cosa sia meglio scrivere in relazione all'utilizzo delle voci in una composizione Questo mi ha musicale. fatto molto piacere leggerlo, sì, perché spesso e volentieri chi compone per voce non è detto che poi abbia delle conoscenze così profonde da poter capire anche cosa è più utile scrivere per quel tipo di voce piuttosto che per un altro. Questo mi ha fatto molto piacere. Sì, questo spiega le sinergie esistite in qualsiasi forma d'arte, quindi non esistono, no, compartimenti stagni. Certo, Quindi un certo. libro come il tuo veramente è un libro che io, insomma, dopo la prima lettura non essendo un cantante, anzi, sono molto stonato, però è qualcosa che mi ha dato tante informazioni utili e Mi fa molto piacere. secondo me aiuta anche a livello generalmente comunicativo, aiuta chi si occupa di vendita a
aiuta chi vuol convincere una persona. Sì, aiuta chi si occupa di voce proprio, indipendentemente che sia una nota intonata oppure una parola parlata, no? Può essere utile. Poi piccolino, ce l'abbiamo qua, lo posso anche far vedere. Io ho la mia copia zero a cui tengo molto, ce l'ho sempre qua. Piccolino, uno se lo mette anche in borsa. Sì, piccolino. Comunque il libro di 112 pagine. Sì, è piccolino, ma se sono sempre 112 pagine, 20 capitoli, per cui 20 argomenti. Sì, è un libro piccolino, nel senso che non ha ridondanze, non ha, come dire, duplicazioni di concetti, sì. Cosa accade nelle introduzioni, non è pratico, come è hai detto. Pratico, è molto pratico. Io l'ho trovato piccolino, fruibile, si legge veloce, sì. Ma allo stesso tempo completo, perché ti dà tutti questi spunti assolutamente non banali che permettono veramente di acquisire conoscenza. E oggi non è così facile, con tutte le informazioni con cui siamo bombardati, ottenere delle informazioni non banali, intendo questo. Si rischia di andare anche un po' in confusione, di mandare in confusione, perché sono veramente tante le informazioni nel mondo vocale. E poi abbiamo trovato questa soluzione di mettere il link di riferimento delle puntate su ogni capitolo, di modo che quando uno vuole eseguire l'esercizio che io suggerisco, può avere comunque l'esempio da guardare che va a completare. Questa cosa è piaciuta, insomma, ho ricevuto dei riscontri molto positivi. E tu, no, che fai vedere come... Sì, sono io sono... Fantastico, quindi questa è un'evoluzione per quel che riguarda proprio... Sì. L'aspetto, come dire, anche interattivo, l'aspetto operativo che il libro propone. Daniela, quindi tu avevi già pubblicato un altro libro, come ti sei trovata con self-publishing Vincente? Io adesso non voglio fare la sviolinata pubblica, ma è quello che penso, è quello che vi ho anche scritto, ci tengo a dirlo. Per me è stata una bellissima esperienza, perché ovviamente l'altro libro avevo un'edizione così, non sto neanche a lamentarmi più di tanto, non mi sono trovata bene per tanti motivi, non sono stata seguita. Invece quello che ho... Avevo molta paura, perché ho fatto poi, alla fine ci sembra di dover fare tutto da sola, invece non sono stata mollata un secondo da voi, perché sono stata seguita dall'inizio, proprio nel mio essere impedita, e lo dico col sorriso e senza vergogna rispetto a certe tecnologie, io non capisco niente di queste cose, cioè il mio lato artistico esce prorompente in queste situazioni, ma voi siete uno staff incredibile, cioè molto attento, e fate parte di quello io ho esordito dicendo, utilizzando il termine cura, che per me è importante. La cura non si utilizza solo in termini medici, no? Quella è un'altra cosa. Proprio aver cura di chi ho davanti, e in ogni settore questa dovrebbe essere la fondamenta. E voi questa caratteristica ce l'avete prorompente. Cioè, tutti i ruoli che ricoprite sono estremamente portati con grande competenza, ma non solo. Perché la competenza fine a se stessa non è sufficiente a creare poi una bella armonia, sinergia, far sì che le cose funzionino. Siamo riusciti a fare questo libro in pochissimo tempo, in tempi veramente brevi, con una grande attenzione da parte vostra. Io ho stressato con telefonate, mail, disperata. Dopo pochi secondi avevo sempre risposto da qualcuno. Sì, perché avevi una presentazione, no? Se non ricordo male. Avevo una presentazione. Avevi bisogno di copie cartacee. Avevo bisogno di quagliare, come se, perdonami il termine, in poco tempo. E veramente mi sono sentita davvero accolta e sostenuta. Questo ci tengo a... Lo consiglierei a chiunque. È proprio un bel lavorare, proprio sono molto soddisfatta. Daniela, grazie, ma se noi, insomma, riusciamo a darti quello che tu ci stai dicendo, è perché c'è anche il tuo contributo. Cioè, dall'altra parte non si fa mai un lavoro da soli, ma è sempre un lavoro di squadra, quindi assolutamente grazie a te. Bene, vedete qui, insomma, l'impressione, il libro Sete di Voce. Daniela, dove possiamo trovarti? Hai un sito web? Hai un'email? Io ho un sito nuovo, informazione che non si vede ancora. Io sono sulle varie piattaforme, Instagram, Facebook, e sono abbastanza raggiungibile. E poi ho il mio canale YouTube, dove Daniela Panetta, si chiama così, per cui non ci si sbaglia, e dove ci si trovano le puntate, dove pubblico vari video, insomma.
un po' la mia attività. Daniela, grazie veramente. Ora grazie ti farò a voi. Una proposta indecente. So Urca. Che ti arrabbierai. Ci canteresti qualcosa per salutarci? Ulala, così, d'emblè. Sì, vai. Una frase, vai. Una piccola frase. Giuro che se lo fai ti pubblicherò altri 5 libri, vai. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why are the gods above me who must be in the know? Think a little of me, they allowed you to grow.